Cari amici, il Vangelo di domenica prossima 6 agosto ci presenterà la più grande, la più potente teofania, cioè manifestazione di Dio, dell'intera storia della salvezza. Gesù sale sul monte Tabor portando con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e mentre prega, lì, davanti a loro, si trasfigura nella luce di Dio. La presenza di Mosè e di Elia insieme con Gesù sono una garanzia che il Dio della legge e della profezia vuole offrire a tutta l'umanità, perché accetti e ascolti il suo figlio prediletto, culmine di tutta la rivelazione. Il futuro dell'umanità dipende dall'accoglienza o meno della testimonianza d'amore supremo al Padre per la salvezza dell'uomo che Cristo sta per consumare a Gerusalemme. È proprio per superare il dramma della croce, che sarà uno scandalo per i giudei e una stoltezza per i pagani, Dio concede agli apostoli prediletti di suo figlio, coloro che poi saranno le colonne della Chiesa nascente, il privilegio di vedere la divinità di Gesù trasparire dalla sua umanità. Cari amici, la contemplazione della gloria di Dio che si manifesta sul volto luminoso del Cristo trasfigurato sul monte Tabor, concessa agli apostoli prediletti Pietro, Giacomo e Giovanni, ci ripropone ancora una volta l'insegnamento sulla preghiera di contemplazione che Papa Francesco ci ha più volte offerto. Infatti, come gli apostoli hanno, in ragione della visione di luce sul Tabor, superato le difficoltà connesse alla sequela di Cristo, così anche noi. Infatti, cari amici, per il dono straordinario della fede, noi siamo capaci, come ci ha magistralmente insegnato Papa Francesco nella Lumen Fidei, di vedere, sentire, toccare in qualche modo Dio. È questa esperienza profonda di preghiera che ci permette di affrontare le difficoltà, le prove, le sofferenze inevitabili della vita. In una parola, la croce. Senza venir meno, senza crollare, senza arrenderci, e ci dona l'energia per continuare a camminare insieme con Gesù verso la vita eterna. Cari amici, in questo nostro mondo postmoderno non si può essere più cristiani per tradizione, ma bisogna aver incontrato personalmente Gesù. Per questa ragione già il grande teologo Carraner soleva dire che il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà affatto. Cari amici, ricordiamo brevemente la preghiera di contemplazione così come ce l'ha insegnata Papa Francesco. Prendi il Vangelo, scegli un passo, lo leggi una volta, lo leggi due volte. Immagina, come se tu vedessi quello che succede. Immaginati nella scena. Tieni fisso lo sguardo su Gesù. Contempla Gesù e parla con Gesù di quello che è successo. Parla con Gesù come ti viene dal cuore. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.